Nella tana del brigante è capitato, non certo per caso, Salvatore Adduce, presidente di una serie di enti, sindaco di Matera, parlamentare, consigliere regionale, ma sentiamo chi è Salvatore Adduce guardando una scheda preparata dalla brava collega Lucia Pietrafesa. Salvatore Adduce nasce a Ferrandina il giorno della festa degli innamorati di 66 anni fa. Abita a Matera, sposato con Antonietta Montefinese e ha due figli, Laura e Dario. Frequenta il liceo ginnasio Duni e si iscrive alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Salerno. La sua professione è quella del cooperatore. Il suo impegno sociale e politico inizia presto. A 17 anni aderisce al Partito Comunista e 2 anni dopo viene chiamato a collaborare nella Camera del Lavoro del suo paese. A Matera diventa segretario provinciale della Federazione Giovanile Comunista Italiana, la famosa FGC. Entra a far parte della segreteria provinciale del partito e per 14 anni è eletto consigliere comunale a Ferrandina. Appena dopo il terremoto dell'80 diventa prima funzionario, poi presidente della Lega delle Cooperative della Basilicata, oltre che componente della giunta della Camera di Commercio. Dal 1995 al 2001 è consigliere regionale del PDS e DDS. Lascia l'Assemblea di Viale Verrastro per entrare in Parlamento alla Camera dei Deputati per 5 anni e al Senato per 3. Cessata l'esperienza parlamentare, viene scelto quale presidente e amministratore delegato di Metapontum Agrobios. Nel 2010 diventa sindaco di Matera e presidente del Comitato per la promozione della candidatura della città a Capitale Europea della Cultura per il 2019. Dal 14 ottobre 2014 è presidente dell'ANCI Basilicata e componente del Consiglio Direttivo ANCI Nazionale. In questi ultimi 2 anni ha presieduto il Consiglio d'amministrazione della Fondazione di Partecipazione Matera Basilicata 2019. Ovviamente qui ci diamo del tu. Sei quasi nato presidente, ma a casa tua mi dicono che non comandi proprio niente. Chi è il caporale di giornata? Tua moglie Antonietta o tua figlia Laura? Ah no, è mia moglie che ovviamente ha, diciamo, il compito gravoso di tenere in piedi una delle attività più complicate e difficili, che una persona ha il compito di svolgere, che è quella Senti, di tenere la famiglia. e chi è più complice con te? Tuo figlio Dario o è più gelosa tua figlia Laura? Laura, sicuramente. Hai fatto tanti favori, ma tuo figlio studia all'estero, tua figlia lavora in un'altra regione. Non ti senti di aver fallito un po' la tua missione di padre? Assolutamente no, anzi sono orgoglioso di non aver neppure per un momento pensato, diciamo, a dedicare attenzioni che non fossero quelle normali, diciamo, di padre ai figli. Il resto deve essere fatto per chi ha scelto di fare il mestiere, chiamiamolo così, per comodità, insomma, questa specie di missione che quella politica si deve occupare esclusivamente degli altri e non della propria famiglia. Senti, a Matera mi dicono che possiedi un attico di un certo livello. È stato naturale passare dal proletariato alla borghesia. No, ho un appartamento, tra l'altro ho avuto un appartamento fatto in cooperativa, poi l'ho cambiato, ma è un normale appartamento dove se è possibile vivere e basta, non ci sono, diciamo, particolari lussi. Non hai mai praticato lo sport, però tifi per il Milan, perché ti piaceva Berlusconi. Beh, il Milan è invece la mia squadra del cuore da quando ero ragazzino e non ho cambiato questa fede. A Berlusconi scrissi una lettera quando era presidente del Consiglio e il Milan già cominciava ad avere qualche difficoltà, gli chiesi di dedicarsi con più attenzione, c'era Ancelotti allora, alla squadra piuttosto che ai punti di PIL che perdevamo invece a livello nazionale. Senti, chi ha ridotto la Basilicata in queste condizioni? Beh, una responsabilità sicuramente l'abbiamo noi di non aver curato con attenzione, soprattutto negli ultimi anni, dopo una grande epopea
di spinta riformista che diciamo, collocabile più o meno a metà degli anni 90, dopo credo una ventina d'anni si è perso diciamo, quella spinta e non abbiamo più saputo interpretare quella necessità di adeguare, di cambiare costantemente noi stessi di fronte alle condizioni mutate di un territorio che tra l'altro è in sofferenza per i problemi dello spopolamento, per le difficoltà di lavoro. E è evidente che non ci possiamo scaricare di responsabilità noi che abbiamo avuto compiti importanti. Senti, perché il Partito Comunista non ha mai voluto rappresentare i movimenti? Il PC era, se posso dire, era in sé un grande movimento. Era innanzitutto l'interprete del movimento dei lavoratori, era il partito che aveva un'identità molto netta, precisa. I cambiamenti e gli adeguamenti dello stesso Partito Comunista poi hanno portato alle evoluzioni che conosciamo. E il PC aveva una sindrome, ricordiamo, insomma, di non avere fastidi a sinistra, diciamo così, no? E per fare questo era molto impegnato nella elaborazione, nella discussione, anche molto vivace. Qualcuno dice che non c'era discussione nel Partito Comunista, evidentemente Dice non la conosce la storia. La storia dice invece che c'era una discussione molto forte, molto vivace e qualche volta anche piuttosto violenta, anche Senti. se magari veniva mantenuta con un metodo intelligente in una dimensione di sostenibilità, diremmo oggi, che riusciva a garantire l'unità del movimento. I giovani di oggi, secondo te, che cosa chiedono? L'amore, la gioia di vivere o l'utopia? Credo che qualcosa che manchi oggi alle nuove generazioni è proprio l'utopia, che era un po' la caratteristica che le nuove generazioni degli anni 70 soprattutto ebbero. E fu una fortuna perché attraverso il sognare un mondo nuovo e diverso è possibile cambiare le cose. Oggi forse questo manca un po'. Il centro-sinistra in Basilicata, secondo te, è stato un incontro storico o un incontro di potere? No, penso che sia stato un incontro storico, c'erano tutte le condizioni per fare in modo che le grandi famiglie politiche del riformismo di sinistra e del cattolicesimo democratico si incontrassero a un certo punto e si sono incontrate, pur nella distinzione delle forze politiche e per poi arrivare, diciamo, ad un nuovo soggetto che li ha unificati. Senti, chi fa più carriera, l'amico o il delfino di chi comanda? Ma negli ultimi tempi sembra, diciamo, che siano più i delfini ad aver ragione. La mia esperienza è invece quella che la carriera per tanti anni, se la vogliamo chiamare così, è stata assicurata attraverso la partecipazione alle grandi battaglie, alle grandi lotte, non c'era altra via. Da giovane trasportavi le bombole di gas, le trasportavi a domicilio. Per la verità, anch'io ho fatto la stessa cosa quando sono rimasto orfano. A me erano bombole a Jeep gas, a te pure a Jeep gas. Senti, ma le trasportavi come me in bicicletta facendo l'acrobata? Avevamo una lambretta fino a un certo punto, diciamo, fino alla fine degli anni 60. Poi mio padre acquistò un Apecar, più comodo, anche più sicuro. E io sono, tra l'altro, quando mi chiedono di questa esperienza, sono sempre orgogliosamente pronto a rivendicare, diciamo,
esperienza di vita molto positiva. Sappiamo domare le fiamme del gas, dei fornelli. Senti, mi è capitato pure qualche incendio. Senti, ti vanti di essere fratello ad un noto e bravo medico anestesista dell'ospedale di Matera, ma non c'è, scusa, una vocale che vi divide? Sì, alla mio fratello, dottor Domenico Adduci, che adesso è in pensione, è stato un grande anestesista, un grande primario. E la vocale è il frutto di un errore all'anagrafe quando io sono nato. Che hanno messo la E. Invece di mettere il puntino sopra, non l'hanno messo, e alla fine il risultato è stato che si leggeva a Duce. Senti, quando hai fatto il consigliere regionale, poi sei andato via, ovviamente per altre scalate politiche, che cosa hai lasciato di te? Un fortissimo impegno che era soprattutto connotato dalla disponibilità a farsi carico delle necessità e dei problemi di tantissimi rappresentanti democratici all'interno dell'assemblea regionale. Meglio fare il deputato o il senatore, visto che hai fatto entrambi? Io ho fatto per una legislatura intera il deputato e poi per soli 2 anni il senatore. È stata la legislatura, quella del 2006-2008, travagliatissima, con Prodi che poi cadde con un voto di differenza. E devo dire che l'esperienza più positiva, nonostante fossimo all'opposizione dal 2001 al 2006, è stata sicuramente per il deputato, è stata sicuramente quella, dove sono state prodotte, e io personalmente ho collaborato e ho promosso alcune iniziative legislative molto importanti, a cominciare da quella che ha riguardato l'area della Valle del Basento, che è stata denominata, è stata identificata come area di crisi e bisognevole di bonifiche ambientali. Senti, quando hai fatto la campagna elettorale per diventare sindaco di Matera, volevi costringere i tuoi elettori a salire sull'autobus e a fare cruciverba. Sì, fu un piccolo spot ben riuscito, che in qualche modo fu profetico rispetto al viaggio che facemmo e poi al risultato di far diventare Matera capitale europea della cultura. Una signora mi chiedeva di essere aiutata a compilare questa cruciverba, e io rispondevo quasi profeticamente che Matera sarebbe poi diventata capitale europea della cultura. Profeta indovino, perché durante la campagna elettorale promettevi già che Matera diventasse capitale europea della cultura. Era un impegno che prescindeva persino, ed era un messaggio che prescindeva persino dal risultato finale che poi ci fu, e forse fu anche per questo che Matera è diventata capitale europea della cultura, perché dicevo allora: noi dobbiamo ragionare come se fossimo già capitale europea della cultura, e a prescindere dal risultato lo saremo, perché avremo costruito un programma e un progetto di dimensioni europee. Ti vanti di essere un cuoco stellato, ma un uovo fritto lo sai fare? Ero molto appassionato, in verità, di cucina. Negli ultimi anni un po' meno, mi sono dedicato purtroppo poco. Però, insomma, mi piaceva armeggiare tra i fornelli. Adesso ti piace il giardinaggio per far seccare le piante? No, in verità il giardinaggio non è proprio la mia passione. E mi dedico per forza di cose. Soprattutto con il lockdown, credo che molti hanno scoperto che bisogna curare un po' sui balconi, sulle piccole terrazze, che magari per fortuna uno ha a disposizione, un po' di piante. Sei abbastanza vanitoso, perché quando eri in Parlamento ti andavi a sedere sempre dietro, sotto i tabelloni dove arrivano i voti, perché sapevi che le telecamere puntavano l'obiettivo proprio lì. I posti erano assegnati dal gruppo. E anzi, quello era un posto, diciamo, degli ultimi, in verità, ed eravamo lì io e la buonanima di Antonio Luongo, sedevamo proprio accanto,
E spesso appunto venivamo poi ripresi dalle telecamere e dai fotografi che ci sbattevano in prima pagina quando c'era da raccontare un voto che magari era andato di traverso o in quel momento alla maggioranza, che era una maggioranza di centrodestra. E ti sei presentato in Parlamento anche con il cartello No Scorie, ma ti hanno confuso per un radicale. No, fu una decisione anche sofferta perché. Voglio dire, per chi come noi eravamo abituati alla sobrietà, le proteste in aula erano praticamente escluse. E anzi, chiesi al capogruppo Luciano Violante, quasi il permesso, che ovviamente non mi fu Certo. dato, di esporre un cartello. Ovviamente dissi, al presidente Violante, sarò costretto a non osservare il tuo consiglio. E quel pomeriggio esposi il cartello per far conoscere all'Italia quello che era successo qualche giorno prima, il 12 di novembre del 2003. Quando ti sei ricandidato come sindaco di Matera, sapevi benissimo che era meglio capeggiare una lista civica piuttosto che quella del PD, ma tu come al solito sei stato un testone. Lo hai fatto per coerenza o perché non avevi ancora fiutato l'aria? No, appartengo a quella generazione che ha mantenuto un po', diciamo, di comportamento ortodosso rispetto al partito al quale si appartiene. E quindi, pur essendo chiaro in quel momento che una mia scelta di dichiararmi quasi autonomo, dopo aver ottenuto il risultato assolutamente eccezionale della vittoria di Matera, capitale europea della cultura, ci poteva anche stare, ma non me la sono sentita. Sei andato al ballottaggio con De Ruggeri e eppure quando De Ruggeri navigava in cattive acque, proprio tu sei andato a soccorrerlo. Avevi cambiato idea? No, abbiamo deciso che tra la perdita dell'occasione storica di realizzare un programma di profilo europeo per capitale europea della cultura e la convenienza immediata di carattere politico, sceglievamo la prima. Ma Quando eri un capo del Partito Comunista, a chi confessavi la tua anima? non sono mai stato un capo, ma è diciamo un impegno che prende anima e corpo e quindi le confessioni generalmente avvenivano tra amici e compagni. E avevano esperienza anche lunghe, come è stato per esempio per tanti miei amici e compagni che appartenevamo alla stessa parte politica. Senti, perché la maggioranza degli intellettuali lucani si trovavano sempre tra le braccia o ai piedi della sinistra? Ma questa è una delle caratteristiche della sinistra italiana, che ha, diciamo, avuto un po' la propensione a quella che si chiamava, diciamo, l'egemonia culturale. Ma credo che le grandi opzioni libertarie, di libertà, le grandi opzioni della uguaglianza, i grandi messaggi di solidarietà mobilitavano intellettuali così come il popolo. Senti, per prendere voti bisogna far sentire l'odore della sagrestia o del refettorio? No, penso che per prendere voti bisogna far trascinare le persone verso un obiettivo ambizioso, qualche volta utopistico, ma credo che non ci siano alternative, non c'è bisogno né di odori di refettorio e né di odori di Senti, sagrestia. oggi la democrazia secondo te è consenso o dissenso? Beh, la democrazia è innanzitutto un valore straordinario, tra l'altro da difendere costantemente, e si manifesta sia attraverso grandi moti di dissenso, sia attraverso
l'adesione ai grandi programmi di rinnovamento. Senti, quando sei per strada dicono che abbracci tutti, anche chi non conosci, sei accorto di amore? No, in verità qualche volta mi faccio prendere dalla preoccupazione che qualche persona, come mi è stato spesso rimproverato, che non viene salutata in maniera cordiale, magari se la prende perché non l'ho riconosciuta. E allora, per ovviare a questo problema, il segreto è quello di salutare tutti, magari non riconoscendo immediatamente la persona. Quando sei stato sindaco parlamentare, la tua porta è stata sempre spalancata per far uscire le correnti del tuo partito? Sono stato attento a mantenere davvero aperta la porta per far circolare aria, ed è una grande cosa quella di poter incontrare persone senza formalismi, perché questo consente di capire, di conoscere, di sapere meglio le cose poi da fare. Sei molto popolare, molto vicino agli umili, agli ultimi. Secondo te l'amore oggi è fatto di sospiri o di bugie? L'amore è fatto innanzitutto di condivisione, anche di difficoltà. Che cosa ti ispira di più in una donna? Lo sguardo. Nella vita è meglio usare la testa o il cuore? Non si va da nessuna parte senza cuore e senza testa, quindi no, e non possono essere separati. Hai più elettori tra gli uomini o tra le donne? Credo che ci sia proprio quasi un equilibrio perfetto. E che dicono le femministe di te? Qualche volta ci siamo scontrati, ma in generale credo di aver dato una buona impressione. Senti, in te è nato prima l'amore o l'amor proprio? Penso che sia nato prima l'amore. Senti, quando hai conosciuto tua moglie, mi dicono che le hai fatto tanti giuramenti per convincere te stesso. L'ho conosciuta che non avevamo neanche la maggiore età. Senti, quando due uomini sono traditi dalla stessa donna, non sono un po' parenti? È probabile che diciamo si possano rintracciare le parentele. E in politica ci sono tanti traditori, meglio conoscerli o immaginarli? Meglio conoscerli. Ai tuoi elettori che cosa chiedi? Di approfondire ogni questione, di non lasciarsi prendere dall'idea che le cose, i problemi difficili abbiano soluzioni facili. Quando andavi in missione con i soldi pubblici, preferivi fare una vita di sacrifici, mai partire la sera prima, dormire in albergo di lusso, andare a cena e così via. Ma semplici panini, i mugugni dei tuoi collaboratori, come li risolvevi? Avevo un esempio fantastico, che era l'autista del comune di Matera, il quale non si spiegava perché non ci fermavamo mai a mangiare nei ristoranti e che dovevamo comunque rientrare facendo una giornata di 18-20 ore. E io spiegavo che poi quando avevamo voglia di andare a mangiare in un ristorante potevamo andarci tranquillamente con i soldi nostri. Chi ha messo il PD alle corde in Basilicata? Io penso che sia, diciamo, una responsabilità collettiva, non la voglio buttare adesso in una risposta ecumenica, ma davvero diciamo, le responsabilità sono collettive, perché il dirigente che ha in quel momento la responsabilità di guidare una forza politica deve essere affiancato da persone che debbono saper dire anche, fare molte critiche al capo, diciamo così. E quello che è mancato, secondo me, sia in Basilicata, sia a livello nazionale, sono collaboratori, esponenti politici che dicessero ai capi: guarda che state sbagliando.
Senti, dopo il primo governo De Filippo, dovevi essere tu il candidato presidente della regione. Chi ti ha messo i bastoni tra le ruote? Ma no, non credo che dopo De Filippo si fosse parlato di me. Quando si scelgono le candidature, i nomi se ne fanno tanti. Non penso di aver avuto, diciamo, bastoni fra le ruote. Ci sono state scelte diverse che abbiamo compiuto insieme. E i risultati per molti aspetti sono stati positivi. Poi la cosa ha preso, diciamo, una piega disgraziata. Senti, la politica che cosa ti ha fatto rinunciare nella vita? Completare gli studi universitari e dedicarmi un po' al gioco, quello che, diciamo, anche in giovanissima età, insomma, non sono andato per discoteche, non sono andato per viaggi di piacere, perché sempre concentrato sull'attività. Senti, è facile litigare con te? Io penso di no, penso che non sia facile litigare con me, però molto spesso sono irascibile, anche se a conclusione di qualunque litigio, nel giro di 5 minuti, come sanno praticamente tutti, per me è già tutto alle spalle, già dimenticato. Quindi non serve nulla, mai nulla, mai un, diciamo, rancore. Di personale, di rancore. Neanche né con gli avversari o quelli che avremmo detto un tempo dei nemici, e meno che mai con i compagni di partito. Hai sempre detto ciò che pensavi? Io direi di sì. Ti senti un divo nella tua terra? No, assolutamente no. Qual è stato il momento più drammatico della tua carriera? Di drammi veri e propri non ne ho vissuto. E il più bello? Il percorso che ha portato Matera a capitale europea della cultura. Senti, per te la politica è una missione o una passione? È una grande passione e la puoi svolgere esattamente come una missione. Senti, i cittadini per te sono clienti o elettori? I cittadini sono innanzitutto cittadini e non sono, assolutamente non possono essere clienti, ma neppure soltanto elettori. Quando è lecito mentire? Questa è una domanda filosofica. Mentire in qualche momento è addirittura indispensabile. Meglio amministrare bene o amministrare a lungo? Meglio amministrare bene. Conosci i tuoi limiti, che pure ne hai. Sì, certo, certo. Certo, l'ho anche dichiarato. Per esempio, quando ho visto salire al soglio di alcuni incarichi straordinari in Italia e anche in Basilicata, persone che avrebbero dovuto, diciamo, fare un po' attenzione ai loro limiti. Personalmente forse mi dedico particolarmente a quest'arte. Qual è la tua debolezza? Saper scrutare la malizia degli altri. Senti, che cosa ti fa commuovere? Oggi pensare, diciamo, alle grandi battaglie, alle grandi lotte che abbiamo compiuto, guardando qualche fotografia degli anni in cui c'è stata un'epopea, diciamo, di grandi battaglie, sicuramente mi commuovo. Senti, ami il potere o la ricchezza o la fama? Mi piace di più essere tenuto in considerazione. La felicità, secondo te, dipende da noi o dagli altri? Dipende da noi. Dove sei più popolare? A Ferrandina, dove sei nato, o a Matera, dove vivi? O in Basilicata, dove hai fatto più di qualche danno? Ma io penso che sia, insomma, molto equilibrata questa popolarità per quanto mi riguarda. È vero, adesso che non hai più incarichi, a quale gioco ti dedicherai? A quello dei cavalli?
No, no, non sono, non, 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 tra l'altro una delle mie caratteristiche, non gioco, come si chiama, le puntate del gioco d'azzardo non sono una mia caratteristica. Mi dedicherò a leggere un po' di più e magari a collaborare un po' meglio, non avendo tensioni ovviamente da sopportare. A chi viene qui chiedo sempre se ricorda il primo bacio. Lo hai dato o lo hai ricevuto tu? L'ho dato. Senti, quante bugie mi hai detto in mezz'ora? Poche. Ma direi nessuna. Però, Salvatore Aduci, vedo che ti trovi molto a tuo agio in una tana di briganti. Grazie.